Benvenuti qui a Roma per la seconda edizione del Community Leadership Summit ETS. Quanti di voi erano anche a Milano? Buono, sì, ok, ottimo. E per tutti quelli che non c'erano, quindi ripeto che cos'è il Community Leadership Summit. Più o meno un anno e mezzo fa, così un po' di persone si sono iniziate a domandare: bello che facciamo eventi di formazione su un sacco di cose, tecnologie, passioni, cucina, eccetera, però non riusciamo a trovare in Italia un evento dove poter parlare di come gestire una community. Quanti di voi sono community leader, hanno a che fare con una community almeno una volta a settimana? Posso dire che un audience molto in target, ci piace, e quindi questo evento è per tutte le persone come voi che, anche semplicemente per portare avanti una propria passione, perché ci lavorano, perché vogliono fare qualche cosa di, come dire, nuova nel territorio che sono, lavorano e si divertono con una community. Il format è un format internazionale, deriva da quello che è il Community Leadership Summit, è una conferenza che viene fatta una o due volte all'anno tendenzialmente in America, e siccome poi sì, l'America è importante, però non è il centro del mondo, chi è che ha creato questo format ha detto: facciamo tante piccole estensioni in modo tale che dei volontari possano organizzare i loro eventi in Community Leadership Summit un po' in tutto il mondo. E ecco che appunto siamo entrati in gioco qui. E questo ideatore comunque è John Bacon, qualcuno di voi magari lo conosce, e ci viene a lanciare un messaggio personale durante tutti gli eventi, che adesso vi farò sentire. Rinnovo anche l'invito di giorno, abbiamo molti momenti.
incrociarci, poi magari ci vediamo anche meglio l'agenda della giornata, chiacchierare, non parlare, scambiare idee, cercare di approfondire quella che è un po' l'arte del community management in un evento fatto apposta per parlare di queste cose qui. Grazie a tutti di esserci e passo la parola a Mara che vi parlerà un po' più in dettaglio della giornata di domani. Grazie Iano e grazie Alfredo. Bene, entriamo più nel dettaglio della giornata di oggi. È divisa sostanzialmente in due momenti. La mattina avremo gli interventi, il pomeriggio la conference. Di cosa sarà esattamente la conference? La conference ve ne parlerà Alessio. Come abbiamo scelto gli interventi della mattinata? Li abbiamo scelti in base ai feedback, le idee e le suggestioni che erano emerse durante il primo evento che si è tenuto a Milano a febbraio. Quell'evento a me è piaciuto così tanto, no? Che ho deciso, che sono proprio innamorata, ho deciso che questa seconda edizione sarei stata con gli organizzatori. Perciò, di che cosa parleremo oggi? Inizieremo con il grow hacking, perciò metriche per le community. Poi parleremo del codice di condotta, di quanto sia importante utilizzarne uno sia per la nostra community sia per gli eventi. Poi avremo un intervento sul coaching, di come usarlo in maniera alternativa per attivare le community. Dopo il pranzo parleremo, dopo il coffee break, scusate, parleremo invece di quanto sia importante far sentire i membri della community come a casa loro. Poi avremo anche una testimonianza molto importante perché ci è venuta a trovare la community manager di Airbnb Roma, perciò ci racconterà del suo lavoro. E finiremo con un intervento per capire quali sono i fattori di successo di una community indipendentemente dalla piattaforma su cui si basa. Però noi non siamo solo qui per ascoltare, naturalmente noi siamo qua anche per fare community noi stessi, perciò abbiamo disseminato l'evento in tanti momenti di networking. Verso le 11.30 ci sarà il coffee break, alle 13 ci sarà il pranzo, poi avremo una conference e sarà un grande momento di networking e verso le 11.30 ci sarà l'aperitivo. Coffee break, pranzo e aperitivo saranno serviti proprio qua sotto, in fondo alle scale. Invece la conference sarà distribuita in varie salette dell'acceleratore. L'acceleratore Mr. Labs è uno degli sponsor di questo evento. Gli altri sponsor che dobbiamo ringraziare sono Google, Microsoft, IBM e Codemotion. Perciò adesso qualche informazione di servizio. Lì trovate il wifi, nei quei cartelli lungo il muro, e c'è anche l'instant feedback. In ogni momento voi vogliate darci un feedback su quello che sta accadendo nell'evento, basta che cliccate con quel codice e c'è un modulo su cui potete lasciare le vostre impressioni. Detto questo, un'altra cosa che possiamo assolutamente dire è che siamo molto felici di avervi qua e naturalmente siamo qua anche per conoscerci. Perciò quello che vorremmo fare adesso è un veramente breve giro di microfono dove ognuno dice il nome, il cognome, la community e brevemente che cosa fa la community. Però siccome siamo tanti e il tempo è breve, cerchiamo di farlo il più snello possibile. Vai, iniziamo da qua. Dai, ciao a tutti, sono Massimiliano Leone e sono del Gruppo Roma, del capitolo del Gruppo di Roma, un gruppo consolidato da alcuni anni che si occupa di HP per lo sviluppo e di collaborazione. Ciao, io sono Flavia Reichert e mi occupo di comunicazione per Motion. Ciao, sono Paolo Biancacci e mi occupo della community Local Guides di Roma, che è la più grande community italiana Local Guides. Salve, sono Cittorello del GTG di Firenze. Salve, sono Renato Spagnaviglio, GTG Campania. Salve, sono Fabio, GTG Campania. Ciao a tutti, Matteo Pellino, siamo del GTG di Reggio Emilia. Ciao, io sono Enrico Midoni, sono qui del CDG della Giovania. E ciao, sono Roberto Abramo della community del podcast. Ci occupiamo di diffondere, diciamo, la conoscenza della tecnologia, specialmente per Microsoft, attraverso i podcast. Andrea Virgilio, anch'io di Lotre Podcast. Non faccio parte di nessuno.
quindi la prima sessione a quanti interessa? Andrea Marco Cogitone. Penso per dire una cineria informatica, l'unica community che non accetta nuovi membri. Ciao a tutti, Alessandro, sono membro di community di sviluppatori in area di Romani Volti. Ciao, Nicolo Riccardi, Dottor Campani. Ciao Alessio, Dottor Abruzzo. Ciao a tutti, sono Luca, Dottor Code, ci occupiamo di tecnologia Microsoft. Ciao a tutti, sono Marco Terinoni, sono del CDG Torino e organizziamo eventi non soltanto legati a Google, ma molto prevalenti sulla rete Torino. Ciao a tutti, sono Alessandro Turni, sono del CDG Torino. Ciao a tutti, sono Davide Giordano e sono del CDG Torino. Ciao, sono Luca Torino. Ciao, sono Valentina Manzoni, mi occupo di comunicazione per il CDG Torino. Ciao, sono Vincenzo Brandamonie, sono il CDG Torino. Ciao, sono Giovanni del CDG Roma, quindi la fila ci dice ancora c'è. Delle quali emergenze e della neonata PIA di Roma, che è una forma che si chiama una struttura realtà virtuale. Grande pubblico, grazie. Ciao, sono Andrea, io sono italiano. Ciao a tutti, io sono Aldo Cagergi, GDC Roma e Dottor Dojo Roma SQR. Ciao, sono Giuseppe Cerrati, GDC Roma. Ciao a tutti, sono Gianni Modica, fondatore del nuovissimo GDG Pisa, nato da pochissimo, da Omaggio. Ciao a tutti, sono Elena Travè, sono anch'io manager del GDG Pisa. Ciao a tutti, sono Giovanni Letta e faccio parte del GDG Pisa. Ciao a tutti, sono Tudor Ragione e faccio parte del GDG Bari e anche di Women Tech University Italia. Salve a tutti, sono la Serena e mi incariamo dalla GDG Mari. Ciao, sono Michael da GDG Mari. Ciao, sono Camelia Boman di Wikidone, ragioniamo di Wikipedia spiegando biografie di donne e organizziamo il video. Salve a tutti, sono Massimo Sarti, organizzatore di Scrama Roma dell'Italia. Ciao a tutti, sono Fabio Armani, sono qui in qualità di community leader di Xbook Roma. Vedete che ci sono due colori per ovvi motivi, non sto qui a dire, notare le associazioni informatiche. Ho un piccolo problema, mi si è zombizzata la community dopo vari anni di vita, quindi sono qui per ridargli vita. E ultimo punto, sono anche il community leader della più grande community Linagile italiana, con più di 3.000 persone, quindi nazionali Linagile in Italy, e una nuovissima community che vorrei lanciare qui in Podmotion, che è LESS, ovvero come fare lo scaling della Agile, LESS Roma. Ciao a tutti, sono ufficialmente Innocenzo Sansone, però chiamatemi Enzo, mi desidero avvisarvi, vi considero miei amici, mi chiamo te. Innocenzo, sono community manager di Podmotion, quindi vi conosco tanti già di voi perché il mio ruolo è appunto di interagire con tutte le community tecniche italiane, quindi approfittiamo se mai dei momenti del networking se non mi conoscete, ok? Per conoscerci. Ciao a tutti, I'm Daniel, I used to be a GDG organizer for many years, now I'm in Google in the Central Communities Team. It's great to be here. Ciao a tutti, mi chiamo Bruna e sono per aiutare la produzione. Quindi se mi sentite, non sono capone, sto chiacchierando, sto producendo. Ciao, io sono Nicola Perrini e
sono community leader di City Power, finora sono l'unico community leader di una community che non siete tutti sviluppatori, o sono la voce fuori dalla cuore fino a finora e speriamo di capirci qualcosa, dai. Ciao a tutti, sono Giulia e faccio parte della community di Roma.js. Ciao a tutti, sono Marti, community manager di Roma.js. Sono Andrea Cacciatanti, sono qui per Mozilla Italia, WordPress Italia, mi tratta di WordPress Roma e per Wikipedia. Ciao a tutti, sono Andrea Pruzzi, community manager di Wild Wine, siamo di WordPress TV. Ciao a tutti, sono Andrea di Genova. Ciao a tutti, sono Francesco Florio, GDG Cosenza. Ciao a tutti, sono Andrea Briganti, GDG Cosenza. Ciao a tutti, io sono Gioia Schierva, GDG Reggio Calabria. Ciao a tutti, sono Andrea Parini, GDG Reggio Calabria. Ciao a tutti, sono Stefano Di Furia e .NET, community.net per docenti e studenti del scuola superiore. Ciao a tutti, Fabrizio Bernabelli di Battle Puglia. Ciao a tutti, sono Ilpera, io sono di Codesign Journal Roma, facciamo Codesign, progettazione collaborativa e user experience. Ciao, sono Luca Barboni, sono il founder di Growdown, un gruppo di Growdown che organizzo sia la Meetup che le internazionali su questo tema. Ciao, sono Alessia, community manager di Meetup che è il 5 Boccio, JS Boccio Roma e leggo il mercato del Giro. Salve, sono Laura Marino, community leader del GB e host di Roma. Ciao, sono Migrante Patrizio, per tutti Mike, GDG Bari. Ciao, sono sempre Mike. No, GDG Nerd. Buongiorno, sono Gino Zingales, GDG Nerd. Buongiorno, sono Bruno Peruccia, GDG Gela e soprattutto Giorgela. No, c'è un tastino che collina di problemi con i microfoni e con le cose. Ciao a tutti, sono Federica Greco di Gigatania e Giulietta Primakers Catania. Ciao a tutti, sono Fabio di Gigatania e anche sono Stile per Women del Primakers Catania. Ciao, sono Lucia di Gigatania. Ciao, sono Alessandra e ho degli eventi in Design Labs. Ciao a tutti, siamo Francesco e Ivan, siamo del GDG Perice. Ciao a tutti, io sono Matteo Gasperotti del GDG Trento. Ciao a tutti, sono Iarigo, GDG Trento. Ciao, sono Maurizio, Minato IS, Italia JS e JS Cross. Ciao a tutti, io sono Andrea Chiesa del Domister. Grazie a tutti per questo giro di presentazioni. Un applauso. Sparate dove volete, ho già visto cose brutte, faccio brutte in giro, però va bene così.
ci piace molto. Seconda cosa, quanti di voi hanno già partecipato a una conference? Alzate la mano. Ok. Poi, la conference ha una figata pazzesca, nel senso che la prima parte della mattina è stata un pochino decisa un po' dagli organizzatori e quindi la diciamo subite passivamente. La seconda parte la fate voi, è completamente attiva, quindi voi proponete le vostre tematiche. Quanti di voi hanno già pensato a qualche tematica? Ok, guardate tutte le presentazioni e poi magari elaborate cose, perché poi vi spiegherò come funziona, ma dovrete proporre delle tematiche, queste tematiche verranno votate, verranno organizzate delle cose, quindi parte del conference attiva l'organizzate voi, è proprio una cosa, se non l'avete mai fatto, questa sarà la prima volta e non ve ne pentirete, ve lo assicuro. Diciamo che è a posto così, no? Piccolo gossip, il gruppo di persone che vedete qua sopra, da due mesi sta saltando tutti i pranzi del lunedì, perché un'ora e mezza di hangout con loro di pancia ha cercato di fare questa cosa nel loro tempo libero e quindi ci abbiamo provato e speriamo che sia riuscita meglio possiamo. Grazie e passiamo